Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi ci guardiamo le semifinali dei campionati del mondo, ormai vicini alla fine. Sorprese anche durante quest'ultimo turno, perché non ci si aspettava che il Belgio potesse battere il Brasile. Diciamo anche che vedendo le partite il Brasile un po' si è suicidato, perché comunque il Belgio, grande squadra, però insomma un 2-2 ci stava anche per le occasioni avvenute. Dall'altra parte ci sta la Croazia, che ha fatto il suo contro la Russia. Immaginavo che sarebbe potuto andare a soffrire. Non mi aspettavo l'Inghilterra così decisa contro la Svezia, invece, quello onestamente no. La Francia sì, è dall'inizio, se vi andate a rivedere tra i primissimi video sui mondiali, avevamo dato la Francia tra le primissime favorite e si sta confermando. Ho con me ovviamente il foglio, super foglio Stats for Bets. Ho già studiato tutto, ce lo vediamo subito dopo la sigla. Allora, benissimo, vediamo cosa ci dicono queste partite. Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra. Allora. La Francia, diciamo, viene data con favore dalle quote, però bisogna anche ammettere che non sono quote basse, perché l'1 è dato a 2,55, quindi è abbastanza alta come quota. Cosa possiamo dire della Francia? Possiamo dire che, analizzando le quote, sembra più un 1x che un 1 secco, perché comunque il Belgio, capace di cose assurde in questo mondiale finora, perché alla fine, oltre a battere il Brasile, ricordiamoci che a mezz'ora dalla fine della partita col Giappone stava sotto 2-0, quindi squadra che sicuramente subisce e regala occasioni, però ha un potenziale offensivo decisamente notevole. Francia subisce molto meno e potenziale offensivo alla pari di quello col Belgio. Infatti, quando ci andiamo a vedere le quote su under over e gol no gol, becchiamo una delle cose, non trappole, però una delle indicazioni che ci devono far capire che le quote che ci sta offrendo il bookmakers sono un po' strane. Mi spiego meglio. Se andiamo a vedere l'under, ci viene offerto under a 1,65, under 2,5 a 1,65, quindi uno pensa molto spostato verso l'under. Però ti vai a vedere poi gol no gol e il gol è a 1,85 e il no gol è a 1,90. Quindi il bookmakers cosa ci sta dicendo? Segneranno meno di 3 gol, però la probabilità che ne fanno almeno 2, perché c'è l'esito gol, è più alta di quella che una delle due squadre non segni. Gol no gol e under over vanno sempre incrociati come dati, vanno sempre confrontati, perché è un buon under quando anche il no gol è un buon no gol. Se il gol è possibile, allora lì comincia a ballare la terza rete, perché potrebbero anche farla. Infatti a me questo under 2,5 un po' non mi convince. Andiamo a vedere magari in Asia che ci dicono, se ci scappa fuori un'indicazione migliore. Vedi, perché pure in Asia sono bastardi, stanno giocando over 2,25. Quindi se ci andiamo a rivedere la tabella degli over, adesso ve lo dico al volo. Allora,
la tabella degli over asiatici ci dice che over 2.25, se fanno 0 e 1 gol è persa, se ne fanno 2 è mezza persa, dal terzo in poi è vinta. Quindi anche in questo caso 2 gol sembrano probabili. Perciò io non mi giocherei l'under 2.5 e punterei sul 3.5 o sull'over 1.5, più tranquilla come giocata. Perciò Francia-Belgio, vediamo un attimo sull'1x2 come la mettono. In questo momento in Asia è leggermente favorito il Belgio, però bisogna anche dire che le quote asiatiche diventano sempre più credibili più ci si avvicina alla partita. Oggi sto registrando il video che è lunedì, manca un'intera giornata, anzi quasi due, perciò quote asiatiche in questo momento sul gol, sull'under over sono utili, sull'1x2 no. Perciò io mi sento di dire 1x under 3.5 o 1x under over me, o over 1.5. Più spostato sull'under 3.5 per il fatto che comunque il bookmakers favorisce l'under 2.5. Quindi questo è il ragionamento che faccio di solito. Nelle partite precedenti la Francia ha sempre giocato e segnato, però al di là della partita con l'Argentina, adesso non mi ricordo tutti i risultati, però non mi ricordo che fosse una squadra che, anzi mo ci vediamo così evito proprio di dire stupidaggini, mi sembrerebbe una squadra più da under che non da over. Sto andando a vedere i risultati dei mondiali per dire una cosa più precisa. Allora, finora comunque sui pronostici mi sembra che sono andati sempre piuttosto bene, quindi spero che anche in questo caso ha battuto 2-0 l'Uruguay, ha battuto 2-0, mostra più incontri. Vabbè, è lento, dai, diciamo che la Francia secondo me sta più sull'under come atteggiamento. Il Perù l'ha battuto 1-0, con la Danimarca ha pareggiato 0-0, con l'Argentina è stata l'unica che ha fatto 4-3, Uruguay 2-0, quindi la Francia finora, Australia 2-1, questa è stata da over, però diciamo che è tendenzialmente sull'under, perciò secondo me under 3.5 è la soluzione migliore. Croazia-Inghilterra invece, quote, l'Inghilterra 2.40, esito 2, però è abbastanza favorita. È abbastanza favorita sia per quello che si è visto in campo, perché comunque sta dimostrando veramente di essere una squadra inaspettata, io non me l'aspettavo così forte l'Inghilterra. Qui sull'esito under over goal no goal c'è una preferenza dell'under, perché l'under è a 1.5 e il no goal è a 1.7, quindi si avvicina molto di più, molto meglio rispetto a come si avvicinava la partita della Francia. Anche in questo caso stiamo davanti a una semifinale, quindi insomma partita complicata. Se si vuole rischiare io direi esito 2 secco, se si vuole fare una giocata invece più tranquilla mi sentirei di dire x2 under 2.5, si può anche rischiare, però 3.5 forse è meglio. Quindi questa è la mia visione delle semifinali. In finale ci vanno la Francia e l'Inghilterra, secondo me. Lo vedremo tra poco. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!